Anche io voglio dare la mia personale solidarietà, come io amo dire, con tutto cuore, ai lavoratori precari del Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania che in queste ore stanno protestando sul tetto del Teatro San Giorgi per rivendicare i loro sacrosanti diritti. Sono lavoratori, sono persone che ormai da tanti anni, da troppi anni, chiedono inutilmente che la loro posizione venga regolarizzata. E dunque sono vicino a tutti loro e alle loro famiglie in questo momento così difficile e complicato. E sono vicino anche al nostro teatro, al Teatro Massimo Vincenzo Bellini, che è sicuramente una delle istituzioni culturali più importanti e più prestigiose della città di Catania e di tutta la Sicilia. Un teatro che purtroppo rischia di morire a causa del taglio dei fondi regionali per i teatri. E allora mi auguro che si possa intervenire al più presto per salvare questi lavoratori precari, per salvare il Teatro Massimo Vincenzo Bellini e per ridare nuovo impulso alla nostra cultura, alla cultura siciliana. La nostra purtroppo è una terra dove manca il lavoro e noi lo sappiamo, il lavoro dà dignità, il lavoro dà libertà. Dunque il mio accorato appello è rivolto proprio ai nostri politici affinché intervengano al più presto. Per i lavoratori del Teatro Massimo Bellini, per il Teatro Bellini, per tutti i teatri siciliani, per la nostra terra di Sicilia. Me lo auguro e vi abbraccio con tutto il cuore. Da Salvo La Rosa.